credo che è un periodo che giochiamo male, un periodo che facciamo fatica e credo che sia fisiologico, ma anche in allenamento, quindi non è una questione di impegno, è una questione fisiologica. Abbiamo usato tante energie mentali prima, adesso stiamo un po' pagando, c'è un po' di stanchezza. E poi le mie squadre fanno sempre cagare a gennaio, l'avevo detto, quindi un motivo, una responsabilità non piccola ce l'avrò. Questo è il terzo appuntamento di un mese che sapevo che sarebbe stato molto complicato e così si è rivelato. Abbiamo fatto 3 tie break su 3 partite, adesso vediamo la prossima. Però sì, hai detto la cosa più importante, che è una squadra che comunque, anche faticando, cerca sempre di, no, di tornare a vincere. E questa per me è la cosa più importante. Non ho parlato con i ragazzi, che riuscire a vincere, saper vincere giocando male, saper giocare male, no, non è cosa da poco. Poi dobbiamo quantificare male, perché dietro abbiamo fatto di nuovo una partita secondo me straordinaria. E quindi i ragazzi con me sono stati molto bravi, non ti dico, io sono molto orgoglioso di loro, soprattutto perché dopo Pineto non abbiamo dato la colpa della sconfitta ad altre situazioni che non c'entra niente, come il fatto che Sicci non stesse in piedi o Diachi. Non abbiamo proprio parlato, perché di solito si dice no, non è per quello, ma allora è per quello. No, noi non abbiamo parlato, perché senza Iachi non possiamo vincere. Certo che possiamo vincere senza Iachi, perché chi ha giocato sul posto tra l'altro ha giocato molto bene. Quindi io sono molto orgoglioso di questo, perché è una squadra che si rende conto di dove dobbiamo fare gli step, e questo secondo me è molto importante. Ma secondo me il primo set loro con ricezione buona non hanno fatto tanti punti. Hai detto bene, abbiamo faticato a muro situazioni di palla alta, che era quello che sapevamo, perché Coscio con palla in testa ti fa prendere l'abbonamento al moment, e con palla alta dovevamo limitarli. Loro sono stati molto bravi lì, noi probabilmente abbiamo avuto un po' troppa foga di cercare di fare la differenza lì e gli abbiamo invece un po' prestato il fianco, no? Dopo si è riusciti a limitare questa cosa qua, è caduta qualche diagonale di troppo nel terzo set, per fortuna si è riusciti a limitare la situazione, però dopo siamo un po' riusciti a gestire questa cosa qua. Servizio altalenante, abbiamo fatto un periodo che batteva molto bene, anche qua in casa con Brescia eravamo in crescita, adesso le ultime due gare altalenante, a tratti bene, a tratti male. Vero, però secondo me il primo set è stato più che servizio, è stata la palla alta, no? Che ci ha fatto male alla fine della fiera. Le ultime 4 partite abbiamo sempre perso il primo set, partendo anche in maniera decisa, non alle volte non bene, alle volte bene. Oggi secondo me siamo partiti con la voglia di aggredire, abbiamo preso subito 3 murate, uno in contrattacco, uno in più, uno su palla esclamativa, un primo tempo anche un po' di sfiga che andava fuori, e ci è venuta poi la foga di andarci a recuperare su palla alta, appunto prestando il fianco a, come si dice, mani fuori, perché in battute le abbiamo staccate da rete, li abbiamo difesi o toccate a muro con palla buona, quindi abbiamo fatto bene le cose più difficili da fare e c'è stata forse un po' troppa foga. Quindi oggi non la vedo come una questione di partenza, però rimane il fatto che sono 4 partite che perdiamo il primo set.